A Pesaro ha sede il 28° Reggimento Pavia, dedicato alla comunicazione operativa, una realtà unica in Italia, fiore all'occhiello delle nostre forze armate. Lo ha visitato per noi Massimo Veneziani. L'esercito è cambiato. Siamo ben lontani da un'idea di forze armate da XX secolo. Ormai quello italiano è un esercito di professionisti altamente qualificati, il cui ruolo va ben oltre la gestione delle crisi in scenari di guerra. Siamo a Pesaro, sede del 28° Reggimento Pavia, che ha caratteristiche uniche. È l'unità deputata alla comunicazione operativa. La comunicazione operativa serve a ricercare il consenso, a incrementarlo, a solidificarlo, il consenso verso i nostri contingenti impiegati all'estero e per far questo le nostre task force sono impiegate quotidianamente 365 giorni all'anno nei diversi teatri operativi dove adesso operano le forze italiane, quindi in Afghanistan, in Libano e in Kosovo. Qui è tutto organizzato come una grande agenzia pubblicitaria, con il reparto produzione e il reparto creativo. C'è la tipografia che stampa opuscoli, volantini informativi in lingua, c'è lo studio radio. I graditi ospiti non finiscono mai qui presso il nostro reparto, il 28° Comunicazione Operativa. E c'è la TV, che confeziona prodotti editoriali che vengono poi consegnati alle emittenti dei paesi dove si opera per essere trasmessi. Per l'addestramento vengono simulati scenari di interazione con la popolazione locale. In corso un'attività di local leader engagement, vale a dire un colloquio diretto con il capo villaggio, comunque la massima autorità del villaggio in cui ci troviamo ad operare, volto a farsi veicolare determinati messaggi, comunque a capire le percezioni della popolazione locale riguardo a determinate tematiche. In una realtà così nuova e complessa, ruolo fondamentale ce l'hanno i soldati di origine araba, immigrati di seconda generazione, che vengono usati anche per le loro competenze linguistiche. Moltissime le donne. Ci sono ragazzi che vengono da studi artistici e tecnici. In ogni caso, per fare questo lavoro non ci si improvvisa. Occorre studiare e aggiornarsi, conoscere le culture dei luoghi dove si opera. Non bisogna scordare però che i soldati del 28° restano soldati. Quindi i rischi sono sempre gli stessi. Siete sempre soldati. Siamo sempre, prima di tutto siamo soldati.